Buongiorno, sto andando a Mahogany a portare un altro progetto rimodificato, riadattato. La macchina oggi non ne vuole sapere di andare. Sto facendo una fatica boia. Mi sa che siamo prossimi al cambiamento di vettura. Questa qua ci sta veramente per lasciare a piedi. Oggi la giornata è soleggiata, tutto sommato, nonostante le previsioni fossero pessime. Qua quando si guardano le previsioni si vede sempre piovoso o nuvoloso, tutte le volte, perché comunque il clima cambia continuamente. Di base in questa stagione dovrebbe essere sempre sereno, e poi è chiaro che si possono presentare sporadicamente alcune precipitazioni che durano quei 10-15 minuti e poi torna il sole. Anche se guardando le previsioni sembra che sia sempre nuvoloso o che piova sempre, in realtà non è così. Di base in questa stagione c'è il sole. Adesso c'è una salita, solo che ho un camion davanti che non mi fa prendere la rincorsa. Spero di riuscire ad andare su. Ah, non va su. Poi non è che sia una gran salitora, no? Ok, ce l'abbiamo fatta. Consegna effettuata. Oggi ci sono due barche a Mahogany e si vede. Finalmente posso farvi vedere la spiaggia con un po' di gente. E poi dovrebbe esserci un'altra sezione anche dall'altra parte. Sinceramente non so cosa c'è dall'altra parte, forse una zona un po' più VIP, qualcosa del genere, non lo so. Noi siamo qua sopra il vialetto praticamente. La prima cosa che ci chiedono sempre tutti i croceristi quando vengono a fare la fish therapy è: ma come ci siete capitati qui a Roatán? Boh! Tutto è cominciato nel 2012 dopo un viaggio ad Antigua e Barbuda nei Caraibi, quando abbiamo deciso di provare a lavorarci nei Caraibi. Così, tornando in Italia, io ho lasciato il mio lavoro da operaio per provare ad aprire il nostro primo centro di fish therapy, che avrebbe lavorato d'estate in Italia e d'inverno nei Caraibi. Dopo il primo anno a Milano Marittima, la Steffi mi ha seguito, ha lasciato anche lei il suo lavoro da impiegata per venire a lavorare fissa a Milano Marittima. Già dopo la prima stagione estiva a Milano Marittima, sentendo parlare di Roatán da un nostro amico, abbiamo pensato di venire in avanscoperta, quindi farci 3 settimane per fare un po' il sopralluogo dell'isola. Così siamo venuti, ci è piaciuta la gente che vive qui. E dopo la seconda stagione a Milano Marittima nel 2014 siamo tornati qui nell'inverno 2014-2015 per provare di cominciare a mettere un po' le fondamenta della fish therapy qua a Roatán. Abbiamo aperto al Bananarama, che è un resort barra centro diving barra bar sulla spiaggia a West Bay. Ci abbiamo fatto una stagione invernale, poi siamo tornati in Italia a fare un'altra stagione estiva per poi decidere di chiudere in Italia. Abbiamo deciso di chiudere per l'assurdità delle spese che avevamo. Lavoravamo tantissimo, 7 giorni su 7, dalle 10 del mattino fino alle 11, mezzanotte, a volte anche l'una di notte, tutti i giorni, senza chiudere neanche per pranzo. Arrivavamo a fine stagione che avevamo totalizzato anche un discreto incasso, e poi arrivare alla fine dell'anno ci spariva tutto in tasse. Dopo 4 anni durante i quali le cose non hanno mai accennato a migliorare, anzi sono sempre più peggiorate, beh, il nostro lavoro migliorava sempre di più, erano le tasse che peggioravano sempre più. Abbiamo deciso di uscire da quella situazione opprimente per trasferirci permanentemente qui. Ora, da un paio di mesi a questa parte, ci siamo spostati definitivamente. Abbiamo cambiato la location della fish therapy, adesso non siamo più al Bananarama, siamo al porto delle crociere. A febbraio, come già saprete, andiamo ad aprire anche a Mahogany, che è l'altro porto delle crociere. E poi abbiamo in mente qualche altro piccolo progettino, qualche altra ideuzza che vogliamo mettere in atto. Come già dissi un'altra volta, qui le cose si muovono abbastanza velocemente, nel senso che le tasse non sono quelle che ci sono in Italia, sicuramente. E
poi ci sono molte più opportunità. Da quando hai un'idea, quando riesci a realizzarla, non passa tanto tempo. Si trova terreno fertile per riuscire a fare un buon lavoro e a lavorare con serenità. E questa è stata un po' la nostra storia negli ultimi 4 anni.